Occasioni come la manifestazione di oggi devono servire a incontrarsi, ad individuare gli obiettivi, a consolidare strategie di risposta a quanto di grave sta accadendo nel nostro paese. Bisogna partire proprio da qui, da Ponte Ranica, dal luogo dove si è consumata l'ultima provocazione antidemocratica e illegale, non solo ai danni della figura di Peppino, ma anche ai danni di tutto ciò che per noi rappresenta e infine della memoria del nostro paese. Sì, perché noi abbiamo memoria. E io vi dico subito perché la memoria storica è importante. Sì, perché la memoria è uno dei nostri pilastri, così possiamo ricordare come Umberto Bossi, e Umberto Bossi non è che pure un cafone, insomma, o un imbecille come il sindaco di Ponte Ranica, io non ci credo, come Umberto Bossi, con il suo partito, prima del 1999 dichiarasse come Berlusconi avesse le caratteristiche dei peggiori dittatori e fosse un uomo di Cosa Nostra, un mafioso, e che il suo partito vivesse di finanziamenti illeciti di società anonime, lo diceva Bossi, la P2, Crankis, Cosa Nostra, Andreotti. Ebbene, tutto questo prima che a Bossi stesso arrivassero i fondi e le compiacenze del mafioso di Arcore, per usare una sua frase, usando la trasmissione. Ma quei soldi finite nelle casse di Forza Italia, quei soldi finite nelle casse di Forza Italia e poi reinvestite con la Lega, non erano di dubbia provenienza? Chi è stato quindi a rinvigorire le forze di quello che era una piccola e localizzata formazione politica, una specie di caricatura? Chi ha dato così spazio e possibilità da condizionare le sorti della nostra democrazia? Semplice. Oppure possiamo riportare alla nostra mente le vicende susseguitesi dall'Unità d'Italia in poi, che contrariamente a quanto sbandierato dalla Lega dimostrano come sia stato il Sud a pagare caro lo sviluppo economico del Nord, sia in termini di emigrati che in termini di fondi sottratti. Tentano di metterci gli uni contro gli altri con stupide pretese sul campanilismo e l'identità regionale, ma solo per spiegarci i sbandi. Ci convincono che a Meridione dimora la mafia, che non si estende oltre Roma, come se ci fosse un secondo muro di Berlino, mentre a Settentrione bisogna conservare le tradizioni celtiche e omaggiare l'acqua del Po. Vedete che buffonate, tutte baggianate inventate a tavolino, volendo attribuire forse a torto un minimo di capacità strategica ai rappresentanti politici della Lega. Ebbene, peccato che i fatti dimostrino come l'investimento dei capitali illeciti riguardi anche il Settentrione e come molti imprenditori del Nord abbiano finanziato le mafie con il riciclaggio illegale dei rifiuti tossici e speciali. Non ammettere ciò vuol dire rendersi complici. Al giorno d'oggi dobbiamo renderci conto di essere tenuti in ostaggio, che la nostra democrazia è tenuta in ostaggio da uomini di potere che curano i loro squadri di interessi e ci privano di ogni risorsa, a cominciare dalla memoria storica. Non è un caso che Dellucci, sostenuto dal nostro Presidente del Consiglio, abbia definito il capomafia Mangano un eroe e abbia caldamente consigliato di eliminare la resistenza antifascista dai testi scolastici. Ma questo si allinea perfettamente con la decisione del sindaco Degani di cancellare il nome di Peppino dalla biblioteca. Vogliono farci dimenticare chi siamo stati, per cancellare le speranze future e costringerci nelle loro mani. Solo sulla verità si può ricostruire la giustizia sociale e non sul revisionismo, ricordando
che sono state le resistenze, quella partigiana e quella antimafia, i suoi protagonisti e i suoi morti, come la mobilitazione degli anni 60 e 70 ad averci regalato quelle poche garanzie democratiche che ancora ci restano, purtroppo a renderci conto dei pericoli che corre il nostro paese siamo ancora in pochi e sempre più preoccupati. Mentre la maggioranza è stata adeguatamente formata ed abituata a fregarsene, a voltarsi dall'altra parte o a chiudersi nei propri interessi, soprattutto economici, nulla è più facile per i potenti che gestire tutti approfittando delle nostre debolezze e delle nostre piccolezze. Dobbiamo contrastare la manipolazione delle informazioni e delle coscienze che chi ci governa è in grado di architettare, lavorare per la diffusione della consapevolezza, per superare l'egoismo in difesa della collettività, del benessere di tutti. La maggior parte della popolazione è stata gettata nella confusione e nell'angoscia, è condotta ad aver paura del diverso, mentre si fida e lascia campo libero ai carnefici della nostra dignità di uomini liberi. La politica di governo risulta chiarissima per chi ha gli occhi aperti e una minima capacità di analisi. Le leggi di persona, i decreti approvati riguardo la giustizia, le opere pubbliche, l'istruzione, l'ultima finanziaria con lo scudo fiscale, il prossimo federalismo, la legalizzazione dell'illegalità favoriscono quella fascia grigia che rappresenta gli intenti della peggiore e più sporca politica ed imprenditoria italiana con quelli della massoneria e della criminalità organizzata. E che dire di un ministro dell'interno, Maroni, che a un raduno leghista si mette a sbraitare Padania Libera, di un Castelli che, invitando il sindaco di Ponteranica a resistere, usa la parola razzismo in merito a questa manifestazione, o di Bossi che continua ad urlare Roma ladrona quando gran parte della sua famiglia, fratello e figlio, alla faccia del nepotismo curvieto, risulta foraggiata da Roma e da Strasburgo. Andiamo a fare i conti alla Lega in tasca. Al completamento e a protezione di questo sistema si colloca il pacchetto sicurezza, così tanto sostenuto dalla Lega, che cancella i diritti fondamentali e non solo dei migranti. Da un lato le sue prescrizioni fanno rabbrividire anche a confronto alle leggi razziali del fascismo, con il reato di clandestinità che diviene un divieto all'esistenza per migliaia di persone, uomini, donne e soprattutto bambini, o con i pubblici funzionari costretti alla denuncia e a trasformarsi in piccoli ingranaggi di una macchina che produce veri e propri crimini contro l'umanità, con il disastro dei respingimenti verso i campi di concentramento e le prigioni libiche. Dall'altro lato, ogni possibilità di protesta o di dissenso viene progressivamente eliminata con la censura e le limitazioni imposte alle manifestazioni di piazza e agli scioperi dal lavoro. Intanto la pubblica sicurezza viene affidata alle ronde, da chi dice di tenere tanto all'integrità, alla dignità dello Stato e al rigore, e poi affama le forze dell'ordine per dare spazio e soldi alle nuove squacciacce fasciste. Tutto questo ricorda tristemente quanto successe qui in Italia con il fascismo e in Germania con il nazismo. Sembrava che quell'incubo si fosse concluso con la resistenza partigiana e nonostante i 50 anni di dominio della Democrazia Cristiana,
Era difficile immaginare fino a circa un decennio fa che le cose potessero peggiorare. Invece è successo e i nostri peggiori incubi si stanno realizzando. Dobbiamo convincerci a trovare una risposta adeguata, confrontandoci, collaborando, resistendo assieme. Ecco, proponiamo una grande manifestazione nazionale, o a Roma o a Milano, ma riempiamo di questi contenuti e cominciamo a fare veramente sul serio. Voglio anche ringraziare la vedo le bandiere della CISL, voglio ringraziare la CGL anche per il loro confronto. Io, cari amici, cari compagni, mi sembra che si può dire ancora compagni, vi ringrazio e ci vediamo sempre.